Questa tecnica, che è il cesello, mi ha permesso anche di collaborare con firme come Dolce Gabbana, che si rifanno a queste lavorazioni peculiari che sono appunto artigianali, legate a botteghe che ancora resistono e che grazie anche a loro possono esprimersi anche a livelli alti. La mia passione è sempre stata quella di riuscire a riprodurre gioielli antichi, etruschi, bizantini. Per questo paio d'orecchini è stata utilizzata come tipo di lavorazione la filigrana. In questo caso ho usato dei fili in oro giallo al diametro 0,25 mm ritorti per ottenere un filo molto sottile. Da questo filo vengono ricavati tutti i decori che a mano, pezzetto per pezzetto, vengono sagomati, lavorati in maniera tale che poi la composizione dell'oggetto sia omogenea, armonica e bella alla vista. Il cesello è un'arte molto antica ed è anche un'arte molto semplice nel suo concetto. Col cesello si possono fare diversi tipi di decorazioni, a incisione, a sbalzo anche. Lo sbalzo viene eseguito in questo caso dal retro della lastra per produrre un volume e poi sul davanti, sul diritto, viene eseguito il cesello vero e proprio che porta alle finiture anche molto definite in base al lavoro da eseguire. Un'altra lavorazione che contraddistingue questi orecchini è la granulazione. In questo caso ho adoperato dei granuli, ossia palline d'oro, che hanno uno spessore di 0,80 mm e sono state utilizzate proprio per decorare gli apici della lavorazione in filigrana.